31 dalla carica, le 8.51. Ragazzi, è un piacere. Radio, sì. Il vostro Luca Giurato che si è collocato con voi. Buongiorno. Però non sento risposta. Come? Forse ancora non sono collocato. No, siamo qui. Non ci sei. Siamo qui, giurato. Buongiorno. Ah, eccoli qui. Allora apritelo il collocamento, che mi devo fare uno sboop. Come fa? Cosa vuol dire? Uno scool. Allora, sì, cosa vuol fare? Bacchettone e pretoni, non sapete neanche i termini giovanistici. Ah, ecco. Forse abbiamo capito. Devo fare uno scool. Sì, va bene, devo uno scoop, darvi sì. Una notizia prima di tutti. Ecco, come fa il vostro collega Timperio Timpenny. Sì, che quello che gira in bici. Terra di qualcuno dove siete voi. Sì, no, allora, la radio R101, Timperio Timpenny fa prima di tutti, ma guarda che è anche un suo collega, eh. Sì, ma se è prima di tutti, è vostro collega. Vabbè. Comunque posso darvi in anteprisma sì? Il nome del prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La notizia interessante. Ma guardi, scusi, non è proprio uno scoop, ne ha parlato Sorrisi e Canzoni, dovrebbe essere Bonolis. Sì, lo so che con le canzoni al Festival ci stanno le bonone. Guarda la sguattera. No, bravissima, bellissima donna. No, ma noi intendevamo dire Paolo Bonolis, il conduttore sarà Paolo Bonolis. Chi è? Come chi è? Chi è questo Mauro Bolognis? No, Mauro. Dite voi. Il conduttore sarà Paolo Bononni, quello che adesso fa il sesso nella vita. È beato lui. Giù. È il senso della vita. Ah, il senso della vita. No, farà il Festival di Sanremo. Allora, Pacioccone e Grassoni. Sì. Sembra proprio che non ci capite molto di programmi televisivi. Senta, mi sa che la stanno chiamando, non è il momento del filmato, arriva. Avete ragione, certo, esatto, Patacone e Macchioni. Sì, adesso la regia è pronta con il filmato su un film che ai tempi fece molto scalpo, perché indiano. Parlava della terribile bomba atomica. Il film era Gay After. Guardi.